Devi dirlo per tutto, ma non so tutto. Claro. Allora, io non mi voglio dilungare molto perché sta facendo buio e dobbiamo andare tutti nei presidi in un momento a organizzarci. Solo che tenevo una cosa, qua c'è il direttivo del Movimento del Forcone. Noi siamo gente come voi, siamo voi. Anche se la classe politica ci ha additato per mafiosi, ci ha additato perché noi avevamo una struttura alle spalle che finanziasse, noi abbiamo un botte ancora che siamo chi a pagare, birritta, prestate, siamo questa gente qua. Siccome abbiamo alzato la testa e come dico io sempre, le pecore sono uscite dall'ovile, questa classe politica ha paura. Allora questo è il momento di spingere sull'acceleratore. Non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo usare la razionalità, non dobbiamo... Giorni fa siamo arrivati quasi a fare scoppiare la rivoluzione in Sicilia. Con molto senso di responsabilità abbiamo allargato i presidi, siamo riusciti in 2 giorni a far ritornare alla normalità. Ce ne scusiamo per i disagi, però i cittadini devono capire che è una battaglia anche per loro. Allora qua non è un problema degli agricoltori e degli autotrasportatori, qua c'è un problema del popolo siciliano che soffre. Il popolo italiano ha capito il messaggio che è partito dalla Sicilia. Bravo! C'è l'Italia in fiamme, la comunità europea deve prendere per forza atto di quello che è il problema del popolo. Allora, se la classe politica dimostra senso di responsabilità, noi abbiamo chiesto a tutti i deputati di andare a Roma assieme al Presidente della Regione per affrontare il problema. Qualcuno ci ha proposto di mettere treni e navi a disposizione per andare a Roma col Presidente della Regione. Allora ascolta, se noi dobbiamo andare a Roma a difendere i nostri diritti, allora si scioglie l'Assemblea regionale, facciamo la Repubblica delle Banane e siamo 90 a Roma. Bravo! Grazie a tutti. Allora, siccome stanno, possiamo intervenire tutti. La parola passa a Mariano Ferro, il leader del movimento. Allora, solo qualche settimana fa avremmo sognato questa cosa che nessuno forse ci avrebbe creduto. Nessuno avrebbe creduto in tutto quello che sta accadendo. Eppure sta accadendo, non è un sogno, è vero. I siciliani era la cosa che ci eravamo posti come obiettivo quando siamo nati qualche mese fa, il 20 di maggio. Dovevamo sciogliere l'omertà, dovevamo svegliare i siciliani. Ci siamo riusciti. E la cosa più bella è che stiamo stupendo tutto il mondo. Tutto il mondo. Ne parla la CNN, anche noi l'abbiamo detto qualche giorno fa. Ne parlerà la CNN, ne parla la CNN, perché dalla Sicilia, da questa terra di mafia, da questa terra di omertà, di silenzi, finalmente si alza una voce, un grido di allarme che apre il ghiaccio in tutta l'Italia per quello che sta accadendo, per quello che sta accadendo. Allora, dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare semplicemente all'obiettivo, quello di diventare una terra più ricca, e dobbiamo mettere le basi. Lo abbiamo detto al presidente Lombardo, lo stiamo dicendo dappertutto, perché quando ci chiedono che cosa volete, a questo punto non possiamo più parlare di agricoltura soltanto o di artigianato o di commercio. Qui non è una questione settoriale, qui è una questione di tutti i siciliani. Sono i siciliani che vogliono diventare più ricchi. Vogliamo la dignità! Che si sono svegliati e vogliono avere un futuro, una prospettiva che non hanno. Che non hanno. La cosa che mi ha stupito di più nei giorni scorsi, sapete qual è? Che il secondo giorno di questa battaglia, mi pare martedì, giorno 17, l'unico giornale nazionale, o almeno a tiratura quasi nazionale, o almeno nordica, che ha scritto in prima pagina che c'era questa cosa in Sicilia, è stato solo la Padania. Una cosa che per me è inspiegabile, vorrei capirla da chi l'ha fatto. E probabilmente anche a loro serve questa rivolta, anche a loro serve questa rivolta di popolo culturale e democratica, anche a loro serve. La cosa che ci ha fatto più male nei giorni scorsi invece qual è? Quella che fino a ieri, dico fino a ieri, ancora c'era il silenzio su quello che sta accadendo in Sicilia. Perché oggi ne parlano tutti? Perché in Italia finalmente al Ministero qualcuno si è accorto che a Ravenna
ci sono i blocchi di forza d'urto. Bravo, bravo! A Ravenna ci sono i blocchi di forza d'urto, ci sono in Puglia, ci sono in Campania, ci sono in Calabria, ci sono i blocchi dappertutto, e si accorgono oggi che siamo partiti noi, prima di loro, perché a noi avevano snobbato questa notizia, per noi era snobbata questa notizia. Finalmente, finalmente questo ghiaccio che si apre fa parlare anche di noi, finalmente. E c'è una cosa che stasera io cercherò di ricomporre, perché già quella di stasera in questa conferenza stampa l'abbiamo detta, ci ha fatto più male di tutti. Questi signori che sono qua sono i forconi, quelli antichi, quelli che girano da qualche anno la Sicilia. In mezzo a questi però c'era un altro signore. Guarda, mi dispiace veramente anche dirla sta cosa, perché tutto avremmo voluto tranne che finisse così, ma purtroppo siamo stati costretti a farlo. Da stasera il signor Morsello non è più uno dei forconi, quelli veri. Bravo! Bravo! Perché da stasera e facciamo un applauso ora mentre hanno una perché Zamparini è amico nostro e perché ne ha cattato con Zamparini, perché anche quello c'è, non è che, siccome Zamparini ci ha chiamato, anzi ne approfitto, ho visto la battuta, ne approfitto per capirlo e per chiarirlo a tutti. Ci è arrivata una telefonata da un signore di Palermo, perché lo sappiate tutti e lo divulgate in giro, per capire che questi signori hanno scritto nel volantino che sono invendibili, invendibili con nessuno. Bravo! Ci è arrivata una telefonata da Palermo. Taglio il discorso di poco prima, fa apro questa parentesi, vista la battuta, e almeno ce lo ricordiamo. Ci è arrivata questa telefonata che ci diceva: vi abbiamo visto e ne piacete, possiamo parlare, abbiamo un incontro. E perché no? Che problema c'è? Ne parliamo. Nella nostra autonomia possiamo confrontarci con tutti. Con tutti. Non vuol dire vendersi a nessuno, possiamo confrontarci. Non siamo né maleducati e né siamo chiusi come una setta. E ci siamo discussi, ci siamo confrontati con il presidente Zamparini. Abbiamo fatto una bella discussione e abbiamo detto che forse abbiamo degli obiettivi comuni. Io ho chiesto, per la verità, chi c'entra uno lo Friuli che abbia a cuore le sorti della Sicilia. Lui ci risponde che ha a cuore le sorti dell'Italia per quello che sta accadendo. Tutto sommato, poi a pensarci bene, anche lui è un imprenditore, perché poi alla fine soffre del malessere che c'è per quanto riguarda l'impresa. E va bene, se questo è il presupposto, dico, possiamo anche camminare, dico, poi ci incontreremo, probabilmente strada facendo. Non abbiamo preso una lira, non ci ha dato una lira, non facesse bene se ne arrasse, per la verità. Non abbiamo preso una lira, non ci siamo venduti, abbiamo solo fatto questo discorso e basta, non c'è più niente, da davvero che non c'è più Zamparini. Si vedrà, noi andiamo avanti e noi andiamo avanti da soli. E abbiamo scelto di fare questa strada per scrivere veramente una pagina di storia della Sicilia. Voglio ritornare su quella che è la discussione di prima, che è quella che ci ha fatto male, quella che ci ha fatto più male, quella di Martino Morsello, il quale ha sua figlia che è iscritta a Forza Nuova. Io non voglio parlare male di nessuno e non voglio dire niente di nessuno oltre a quello che ho detto. Di sicuro non è consentito né a Forza Nuova né a qualunque altro partito dell'arco costituzionale sfruttare il movimento dei forconi. Il sito che ha gestito il signor Morsello è un sito il cui dominio è nelle mani di Antonella Morsello. Per chi conosce Facebook vuol dire, sa che cosa vuol dire. Vuol dire che noi non possiamo scrivere nel sito e noi ci eravamo lamentati, ma la nostra ingenuità non ha limiti, perché siamo fatti da così. Tra l'altro siamo braccianti agricoli, siamo, perché poi non ne capiamo. E allora questa ingenuità invece ci è costata abbastanza cara, perché la disinformazione che avete visto in questi giorni, questa disinformazione purtroppo ci ha fatto malissimo, ci ha fatto male. Ma siccome noi non abbiamo nulla di cui spaventarci, andiamo avanti e il tempo dirà come stanno le cose. Tanto il tempo è sempre un galantuomo, potete stare tranquilli.
torniamo a noi, perché ci siamo visti questa sera qui? Perché non potevamo girare tutta la Sicilia presidio per presidio, però dovevamo organizzarci. Nella stampa avete visto che in prima pagina dicevano i Forconi vanno a Roma. Appena è uscita questa notizia, qualcuno si è messo subito a dire che noi ci eravamo venduti al Lombardo. Non ci eravamo venduti anche a lui, a nessuno. E allora abbiamo fatto un'altra scelta. Ieri pomeriggio ci siamo incontrati con una bella delegazione di deputati regionali che ci hanno chiamato in via straordinaria di domenica mattina, ci hanno chiamati a Palermo. Abbiamo dato i punti che stiamo pressando, su cui stiamo pressando da risolvere, e abbiamo detto una cosa, perché siamo arrivati ad una conclusione. Per togliere ogni speculazione da parte, perché per metterla da parte, abbiamo fatto una cosa che è una proposta che secondo noi è la più giusta. Non c'è bisogno che ci andiamo noi a Roma, anche perché nell'organizzazione di una cosa del genere ci avrebbe chiesto troppo sforzo e in poche ore era impossibile organizzare una cosa del genere. Abbiamo deciso invece di fare un'altra cosa, di proporre a tutta l'assemblea regionale, ai 90 deputati regionali, di andare loro dietro al loro presidente. Loro rappresentano il popolo siciliano, vadano loro a Roma, vadano loro a Roma, vadano loro a Roma, vadano dietro al presidente. Se c'è qualcuno al cui il presidente magari fa un po' di puzza, si turi nel naso e vadano con loro, né altro, né interesse. Noi andiamo invece nella nostra terra, nella capitale della nostra terra. Noi mercoledì mattina ce ne andiamo a Palermo, tutta la Sicilia. Appena tornate nelle vostre città, ha cominciato a chiamare i sindaci, non per mettersi in prima linea e per speculare su questa cosa, per mettere a disposizione autobus e mezzi di trasporto per andare a Palermo, perché la Sicilia deve trasferirsi mercoledì mattina tutta a Palermo, tutta a Palermo. E se non avete autobus a disposizione, mettetevi magari a piedi, a bicicletta, e cominciate stasera a camminare, perché così dobbiamo andare tutti a Palermo. Facciamo una cosa che democraticamente, qualcuno le vuole, democraticamente e in modo pulito, perché non deve essere sporcata, perché sono pronti e stanno aspettando che qualcuno sbagli il passo. Stanno aspettando che qualcuno sbagli il passo, mettetevelo nella testa, il che vuol dire che noi siamo i primi poliziotti di quella manifestazione. Giusto? Bravo! Giusto? Bravo! Perché non aspettano altro che vedere la scaramuccia per far passare nel mondo che la Sicilia va al Palermo per sfasciare tutte cose. Non è così. Sappiate che saremo noi stessi a cafonare legnate appena primo che si imbriaca. Va bene? Sappiatelo e arrivatevi. I presidi possono anche restare, perché i presidi sono la fiammella accesa di questo stato di agitazione che abbiamo lasciato. I presidi, io ho detto anche a tavola, possono diventare il bar per la sera, la state perdendo la notte, viene meno a zavagliare, però la sera, il pomeriggio, per chi non ha da fare, per chi non ha da fare durante la giornata, per chi non va a lavorare, i presidi rimangono una fiammella del territorio, perché la vede la polizia. Ah, no. Lo vede la prefettura, il Ministero degli Interni sa che c'è lo stato di agitazione. Bravo. Fino a quando non porteremo a casa qualcosa? E se non si porta niente? Fino a quando non porteremo a casa qualcosa? E se non si porta niente? Perché non possiamo avere fatto questa rivoluzione democratica senza portare a casa qualcosa. E guardate i punti sono belli, i punti che abbiamo scelto di mettere in priorità sono belli. Ma dice, ma che stiamo facendo? La lotta per defiscalizzare i carburanti? Sì, stiamo facendo una lotta per non farci pignorare le case per 300 euro la sera? Sì, bravo. Stiamo facendo la lotta per utilizzare i fondi comunitari, per utilizzarli in modo intelligente? Sì, stiamo facendo la lotta per non farci sommergere dai prodotti che vengono dall'estero e fare una legge che sia da deterrente a chi lo vuole fare? Sì, sì, perché è così. E fino a quando non avremo questi punti non ci muoviamo, i siciliani non tornano a casa. Questa, amici miei, per chi non l'avesse capito, questa di Pian del Lago stasera, anche questa, sarà una pagina scritta nei libri di storia, ci potete fare la pasta. È così, è così, è così.
questi siciliani che finalmente dicono a tutto il mondo con i loro figli a Palermo, con le loro mogli, le loro famiglie, portatevele tutte, che dicono al mondo intero che hanno rotto gli scatole, ora basta! Basta, ormai ci siamo rotti le palle veramente di una classe politica, dei sindacati, delle associazioni, del sistema che ci definisce mafiosi. Non vedo l'ora stasera di incontrare il presidente Lobello per dirci: caro presidente, tirati a cagare magari tu. Andassero tutti a fare in culo, perché chi si porta a casa migliaia di euro al giorno e non guarda all'attenzione di questo popolo che vuole riscattarsi e ci offende per mafia, devono finirla. Qui ci vuole la redistribuzione dei redditi, non ci può essere chi do ricco e chi do povero. Qui stiamo arrivando a fermarci così e non vogliamo farlo. Vogliamo questo scatto d'orgoglio dei siciliani, deve essere per questo, e sta avvenendo. E la cosa che ci fa impazzire e fa impazzire loro è queste quattro straccioni ignoranti hanno messo in moto l'Italia, Picciotti. Hanno messo in moto l'Italia. Che bella sta cosa, Picciotti. Che bella sta cosa. È bellissima questa cosa, perché veramente è una rivoluzione culturale. Definitela pure così, perché è una rivoluzione culturale. Le donne con i fazzoletti neri devono finire, non ci sono più in Sicilia, le donne devono venire fuori mercoledì mattina a Palermo devono venire tutte, le mogli portatevele, i bambini tutti, perché è una manifestazione pacifica e quella sarà, la forza di questa cosa sarà quella. È successa però una cosa. Non preoccupatevi, aspetti. È un giorno, ma a Palermo è un giorno. A Palermo è un giorno, ma io vi dico che bivaccheremo a Palermo fino a quando non avremo nero su bianco e le leggi approvate con la copertura finanziaria. Bravo! E deve essere così. Non possiamo tornarci a casa a mani vuote. Deve essere così. Dicevo che è successa però una cosa. Peppe si preoccupa, ma che è successo? È successo quello che sapete tutti. Primo, una grandissima confusione in quello che sta accadendo in questi giorni. È ovvio, sulla stampa, fra Morsello che parla di Forconi in un'altra linea, fra Richichi che parla di un'altra cosa, c'è una confusione di morire. Però c'è una cosa, questo pomeriggio è arrivato qualche segnale di riconciliazione. Noi questo segnale di riconciliazione vogliamo accoglierlo. Bravo. A qualsiasi costo. Bravo. Per quanto mi riguarda personalmente potrei dire che non c'era spazio. Io non faccio un passo indietro, ne faccio 1000. Per il bene di questa terra, se siamo tutti d'accordo, si fanno 1000 passi indietro. Siamo pronti a fare la qualunque per il bene di questa terra. Il segnale di riconciliazione stasera si fa anche in televisione pubblicamente. Io voglio chiamare Richichi stasera.